fatto da Julie in Nguyen e Genis. Immagino sia sempre Nguyen, due fratelli. Dietro vedo qualcosa, un'entità che avremo il dispiacere di incontrare. Sono stato assunto come nuovo scienziato 3 mesi fa. Sono stato messo nel team di ingegneria genetica. Addirittura, nomi importanti. E ci hanno detto che se fossimo stati troppo curiosi di sapere cosa nascondevano, avremmo perso ben più dei nostri lavori. Mi chiedo cosa stia facendo il laboratorio di ricerca. Beh, almeno questo c'ha un inizio. Where am I? Oh, almeno posso camminare velocemente. Ma perché ha la sensibilità così orripilante? No, scusa, la posso cambiare. Non posso cambiare la sensibilità. Premi E per attivare il recorder. Giorno 309, log 3. Questo è il dottor Nguyen. Abbiamo fatto la storia oggi. L'esperimento 21 è sopravvissuto ed è una bellezza. Mortale, ma sempre una bellezza. Chiuso. Chiuso. Le texture uguali per soffitto, muro, pavimento, da cavarsi gli occhi. Non è orripilante, ma si ripetono in continuazione. Chiusa pure questa, ce n'è una che se ne apre. Ma ok, è un tunnel, però Cristo, troppo monotono. A parte sto brufolo qua o quello che è. Dottoressa Nguyen. Ma è una ragazzina, ma si chiama dei ragazzini. Giorno 346, log 2. Qualcuno era curioso e ha premuto il bottone la scorsa volta mentre io non c'ero. Siccome ha finito anche per aprire le protezioni, chiamiamole così, del laboratorio, metà del mio staff è morto. Quindi c'è questa bestia che hanno creato e se premi il bottone si libera e se non stai attento... Sì, ma con calma. Osservatorio. Io là non ci vado. Ho bisogno di una chicca. Ok, non ci posso andare. Meglio non scoprire cosa c'è là dentro. E qua il pulsante. Non lo aprire. Non lo premere. Ah, mi serve una chiave. Quindi nemmeno volendo potrei farlo. Vabbè. Siete salvi per oggi. Ma che cazzo. Poligonale fatto male. Behemoth bifronte. Quindi questi sono gli esperimenti. E qua manca il 21. E chi era lo specimento che è sopravvissuto? Ah, ok, quindi mi serve anche un codice. Mi serve una chiave, un codice e una keycard. Facciamo che quella porta rimarrà chiusa. Oh, un'altra cassetta. Oggi è il debutto della nostra più grande scoperta. Tutti sono emozionati. Il mio nome sarà scritto su tutti i libri di storia come creatore del qualcosa, versione 1. No. Hanno scoperto come fare le cose senza il clip. Perfetto. Posso aiutarla? Oddio, chiedo perdono. Ho preso la keycard. Quindi posso tornare indietro e aprire quella porta per qualche oscura ragione. Ho visto che c'è un brutto signore, però. Vabbè, andiamo a fargli visita. Non potrà mai essere troppo orribile come cosa. Ma là c'è un Christian in apus. Una cosa fa molto ridere. Posso aiutarla? Oppure. Ok, me la sono cercata stavolta. Un po' me l'aspettavo, sai, se ci vai in faccia al mostro forse il minimo che ti puoi aspettare è che ti assalga. Allora, stavolta non andiamo là. Proviamo ad andare qui. È molto buio il gioco, quindi cercherò di aumentarvi la grafica. Get wrecked, easy peasy. Posso abbassarmi? No. Non farlo. Ah, la chiave per il bottone. E invece mi sa che lo farà proprio subito. Qua è un altro video della creatura. E qua la creatura. Che non si vede perché è così buio. Log 4. Che vanno al contrario. Cioè, prima c'è il log 1, che è l'ultimo. Poi, vabbè. Il cibo sta finendo. Abbiamo sospeso le nostre operazioni per i nostri ordini più grandi. Andiamo avanti, insomma. Ah, io lo premo. Che è successo? Oh Cristo, ecco cosa è successo. No, 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 via, 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 via. Non mi ha visto in qualche modo. Chiudi, 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 chiudi. Non chiude la porta? Non mi ha visto, ok. Eh no, non sembra la fine piacevole, decisamente. Appeso proprio con un sacco di patate.
Però le braccia non sono affatto tese verso il basso, eh. Ma che animale avranno squartato per queste ossa? Uno è un osso di pollo, l'altro, boh, il femore di qualcuno. E sto robo? Ah, il codice 97218. Quindi non devo nemmeno segnarmelo, sta scritto là, a quanto pare. E me le scolpite che hai? Argebusi, Argebusi, Argebusi. Allora, mo qua dobbiamo essere un po' sneaky, no? Ok, il mostro sta là. Piano piano. Via, 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 via. 97218. Quindi 97218. Ti sarebbe garbato, eh? Ti sarebbe proprio piaciuto. Volevi, volevi, guarda che fascia, guarda che fascia. Mamma mia, che culo. Quindi? Evacuare. Non posso tornare indietro? Eh no. Oh, ma c'hanno soltanto. Oddio, quanto è poligonale! Guarda la schiena! C'era soltanto un modello per i cadaveri. Don't do it, don't do it. Ma fare cosa? Io ho premuto un pulsante. Ma scusa, ma se io lavoro qua, come faccio a non sapere il codice? E perché ho dovuto liberare il mostro per sapere il codice? Vabbè. Ma c'è un muro. Oh. Oh. Oh no. Possiamo parlarne. Ho il cibo per cani, se lo volete. Uno alla volta. Ladies and gentlemen, sono fiera di presentarvi un'armata di Telumnus. Telumnus? Era partito più o meno bene. Perché è andato così male? Cioè, a parte il buco di trama che ci stavano, però. Che finale. È cortissimo, veramente. Ma che finale di merda! C'è sbranato da altri 21. Ma scusa, ma non ce n'era soltanto uno? Perché mo ce ne stanno 48? Vabbè, non mi faccio domande.